Europa. Abbiamo agito in poche ore, devo ammetterlo, anche tra mille difficoltà, però in 24 ore io e il sindaco di Vairano vengo adeguati dai rispettivi tecnici, siamo andati avanti con ordinanze sindacali e decreti, ma in 24 ore siamo riusciti a partire con i lavori. E ho rassicurato anche il prefetto che molto gentilmente, molto cordialmente, poche ore fa ha chiesto informazioni e ci ha fatto che ritiene anche lei che sia stato compiuto un autentico miracolo. In 24 ore probabilmente abbiamo eseguito quello che a detta di molti poteva essere eseguito solo in alcuni anni. Il prefetto si è complimentato con noi e con Vairano Patenora perché siamo stati davvero tempestivi, ma poi d'altronde non poteva essere diversamente. Pensate che questa strada collega ben 30 famiglie, 36 per la precisione, e alcuni di essi sono anziani, addirittura ci sono 2 o 3 malati terminali all'interno delle abitazioni, quindi avevamo il dovere morale e civico di agire con assoluta tempestività, dando priorità assoluta a questo lavoro. Io ritengo che nel giro di una settimana tutti gli abitanti passeranno per la nuova strada senza difficoltà e in assoluta sicurezza. Adesso speriamo che anche la Madonnina ci dia una mano, speriamo che anche il tempo ci accompagna e lavoreremo fino a tarda sera tutti i giorni finché non avremo concluso l'opera. Chiaramente abbiamo avuto paura perché la strada franata, come avete potuto notare, richiederà sicuramente un intervento di alcune centinaia di migliaia di euro. E invece il nostro tecnico ha avuto un'idea a nostro avviso brillante, quella di espropriare questa parte del giardino e quindi di costruire una nuova strada più tranquilla e più sicura, perché sarà molto lontana dalla zona più ad alto rischio idrogeologico, ma soprattutto l'intervento che andremo a fare dovrebbe costare, chiaramente c'è un piccolo margine di errore, ci dovete capire, i tecnici sia di Via Vairano che di Vairano stanno lavorando giorno e notte, però l'intervento che andremo a fare dovrebbe non superare i 20.000 euro, compreso l'esproprio. È un importo tutto sommato sì, abbastanza importante, ma sostenibile visto la criticità, che andremo a sostenere 50% cada uno Pietra Vairano e Vairano. Colgo anche l'occasione per ringraziare il sindaco di Vairano e tutti gli amministratori di Vairano, perché da subito c'è stato feeling e abbiamo trovato l'intesa. Oltre che a prendere le decisioni di comune accordo, divideremo le spese in una parte equa senza metterci a guardare il metro in più e il metro in meno del paese, se è Pietra Vairano o se è Vairano.